rieccoci qui in studio, stanno ancora sistemando gli strumenti, siamo in compagnia delle L7. Io non mi ero neanche resa conto che eravamo entrati in studio, quindi sì, io ho dato un'occhiata al monitor. La grande confusione di oggi. Grande band femminile da Los Angeles. Do you have a pen? So, I need to write wool on my bass. I'll give you later on. Yep. Just okay. 2 minutes. Yeah. Okay. Oh, so I think the best thing to do is to start with your name. Why L7? You know, it's even I know it's even a symbol. Yeah, like this one. Why L7? Yeah. Why L7? Susie can answer that question. Right. Well, Susie. We couldn't agree on any other name. Bene, mi sembra una risposta abbastanza. Non riuscivamo a mettere. Stands for square. Yeah. Appunto. Square. Yeah, square to put in on together. Yeah, isn't it? Put an L and a 7 together and it makes a square. Yeah. That's the meaning. Ha detto che non riuscivano ad accordarsi. Tu correggimi se sbaglio. Sì, vai, vai. Che non riuscivano ad accordarsi su nessun altro nome e che si sono messi d'accordo su L7 perché vuol dire anche square, nel senso di piazza, ma anche nel senso di mettere tutto insieme. Addirittura ci sono delle loro fans affezionatissime che si sono fatte tatuare L e poi 7 in un'altra gamba. You've got a lot of fans who've got tattooed L and 7 like in different legs like here. Yeah. Infatti una di loro è nella copertina del loro primo album, Bricks Are Heavy. Ecco, io stavo cercando di far inquadrare, eccolo qui, Hungry for Sting, Hungry che for è Sting. Il loro album affamato di puzza, se così. Sì, sì. Why, so, continue with the why, with the question. Why this title, Hungry for Sting? Who has the idea? It's something we saw in a magazine, and it means a zest for life. Yeah. Detto che l'hanno trovato sul magazzino, che vuol dire? No, ascoltavo. What did you say? Sorry, I wasn't listening. It's something we read in a magazine, yes. In an ad. Yeah. Allora, niente. In a personal ad. Esattamente, niente. Dicevano, è soltanto qualcosa che avevo letto in un giornale, scusatemi. E pensavano che fosse divertente. Non facevo attenzione prima perché, appunto, volevo chiedere alle L7 se sono pronte per suonare. Così, bando alle ciance, loro suono. Are you ready to play? Le prime due canzoni comunque sono Andre and Stuck in Here Again. Yeah. Okay, thank you very much. Ready? Ciao. I'm 7. Oh,
Here's our second love song. Thank you.
Oh, allora, dunque, chiediamo com'è andato il concerto di ieri, visto il tour fino ad ora. How goes the concert last night here in Milano, and how is going the tour in general? The tour is a blast with our brothers in Rock Wool, and last night was great with the dancer we had out on stage, the Swan Man. Interpretive dance for L7, we encourage. Good. Hanno avuto un grande ballerino ieri, un angelo. Sì, ieri dei ballerini che facevano i loro cigni e comunque diceva che il tour fino adesso è stato uno spasso con i loro fratelli del Rock Hull che abbiamo visto prima. Sì, sono amicissimi, li vedevamo prima, si supportano a esattamente. Vicenda. Esattamente. E ieri hanno fatto il tutto esaurito a Milano e questa sera saranno a Torino. You're gonna play in Turin tonight. Yes. Yeah. And very then? Good. And then we go to Switzerland. Yeah. The land of chocolate. E dopo andranno in Svizzera, la città del cioccolato. Pubblicità! Vabbè, ma continua il live con L7. Con altre due canzoni, quindi, dopo! Restate con noi, eh! And then we play. Thank you.
Io faccio un pezzo dei Black Sabbath. No, che la distorsione che la distorsione e il feedback siano con noi naturalmente, con questo bel basso, lui con questa Epiphone fantastica. Non mi sorprende che abbiano fatto il tutto esaurito ieri, che ci siano divertiti moltissimo nel tour. Donita, tell us something about Rap for Choice. Diteci qualcosa su Rap for Choice, una cosa molto importante, allora fate bene attenzione a quello che dicono adesso. It exists, and it's pro-choice, and it's rock. È un'organizzazione che abbiamo fondato ed è per pro-choice, cioè per dare la possibilità di portare coscienza nel mondo del rock per quanto riguarda la libertà libera dell'aborto, e poi soprattutto è anche tanto rock.
What about your movie, Sugar Mom, with John Waters? Cosa, dunque, allora, io ho saputo che hanno fatto un film con Johnny Waters e anche Kathleen Turner, isn't it? Is it true? Yes, we are in a movie, a Johnny Waters movie. Yeah. Johnny Rotten Waters movie. Yeah. Johnny Depp Rotten Waters. Johnny Depp Rotten Waters movie called Serial Mom's Stepford Wife Goes to the Casbah. Yeah. Sì, mi sembra di aver sentito già questo. Esattamente, sono in questo film di Johnny Waters che dovrebbe affondare la sua stessa acqua, quel che ho capito, ed è questo film appunto Serial Mom, che in italiano dovrebbe venire fuori con il titolo Mamma Ammazza Tutti, dove c'è Kathleen Turner e loro fanno questa band which is called Camel Lips. Camel Lips. Yeah. Esattamente, questa band che suona, che si chiamano Camel Lips. Io non so bene, non so allora, cosa dire, cosa fare, sono un po' circondato, non so neanche strumenti. Dove poggiarle. Yeah, I would say it. So, I think it's better. Thank you. Io vorrei chiedere a sì, io Jennifer, non so dove andare. Che è la mia bassista preferita. I want to ask you something. Because you're my favorite bass player ever. Coachy! We never knew she had it in her. È difficile, è difficile. Would you, would you like to do more? How? What do you want to play? Oh, yeah, we don't get to play anymore? No, this is really our acoustic. We're going to do the unplugged thing. Naturalmente loro dicono, tutto così distrutto che possiamo fare soltanto una versione unplugged perché non c'è batteria, soltanto con una chitarra e niente. Ma per me va bene. Okay, I want to know something. Voglio sapere qualcosa sulla canzone Can I Run? Can I know something about the song Can I Run? Ask Anita, she wrote it. Every question I asked you, you were like, yes, because what else? Jennifer, Danita's really good at this answer. Can I Run is a song about fear of being raped. Can I Run dice una canzone su... hilarious. You're so telegraphic. Can I Run dice una canzone sulla paura di essere violentati. Infatti nel testo della canzone dice indosso le scarpe, metto le scarpe da ginnastica per portare fuori il cane perché tutte le donne hanno paura naturalmente di subire una violenza e quindi pensare come dovere scappare via. And which is the sound G that you wanted to get with this record? Qual è il suono che volevano ottenere con questo suono? Wanted to get a kind of that kind of sound. Direi che volevano sentire questo tipo di musica, direi che ci sono anche questo tipo di suono. What's that, the difference between this album and the next one, Bricks? La differenza tra quest'album e il precedente. This record is called Hungry for Stink, and the other Bricks are... a new single off of it is called Stuck Here Again. Yeah. The video for Stuck Here Again, which hopefully is being played here in Italy, was actually banned in the United States. It is based on a true experience of our lives. Our first video called Andre, which I think that you're playing, was co-directed with Danita and a guy named Steve Hamp. That's and the difference between the sounds... Go, girl. It's something about the coffee in this country. Dunque, okay, allora, hanno ricapitolato il titolo dell'album. Poi hanno detto che Saki è il singolo, il nuovo singolo, da cui è stato tratto il video, che è al momento bandito negli Stati Uniti, che sperano che in Italia possa passare, noi lo speriamo altrettanto. Andrews è il loro primo video di cui abbiamo sentito la versione live oggi. E la regia è stata fatta da Donita e dal regista che ha fatto anche il video Loser di Beck, che anche lui è stato ospite qui con noi. Lei adesso fa il mostro delle nevi, si gira qui per gli studi, non c'è assolutamente problema. Ha detto qualcosa sui caffè che mi è un attimo sfuggito. Yeah, you said something about coffee, yeah? Something that you like to have coffee. A coffee? She's had too much coffee. Too much coffee. Jacked up. That's because you're it's an ask espresso. Ask me any question, I'll answer. Anything. Ha detto di chiederle qualsiasi cosa perché hanno bevuto tanti di caffè, perché qui gli espressi, come sapete, ci fanno diventare in questo modo e quindi sono un problema. I want to know which was the first record that you built. TG Verde, he said TG Verde. No, allora non posso... What does that mean? Green TG. Allora ok, non posso fare l'altra domanda, vabbè, vi farò sapere dopo. Mi è piaciuta questa idea del TG Verde. Thanks very much, L7, for we being here with four us. We have four records. The first one came out of Epitaph. I think we'll talk about it. Sta facendo promozione al suo disco, ma anche giusto così. TG Verde, ci ritroviamo subito qui dopo. Grazie, L7, thank you. Thanks a lot.